il governo libico, sostenuto dalla stragrande maggioranza del popolo, che, evoluto, conosce bene la posta in gioco, è un osso più duro dei burattini arabi del cuparo imperiale. Da altre parti del mondo, donne e uomini libici accorrono in difesa del proprio paese. I'm going back home by cars and I couldn't stay anymore in the UK because when I called my mom. Non potevo restare nel Regno Unito quando sentivo mia madre e mia sorella che piangevano. Mia madre è finita due volte in ospedale. La mia casa è vicina a un'installazione militare. La NATO bombarda tutta la zona, giorno e notte. Non riescono più a dormire. Perché devono soffrire tutto questo? È giusto? Cosa succederebbe se bombardassimo Londra? Cosa proverebbe quella gente? Quei bambini dormono al sicuro. E noi? Perché non hanno attaccato il Bahrein o lo Yemen? Perché non intervengono per Gaza, che per mesi è stata ininterrottamente attaccata da Israele? Perché attaccano noi? Non vogliamo che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia interferiscano nel nostro paese. È un problema nostro. Sì, ritorno a Sirte e mi farò insegnare a usare le armi per combattere i miei nemici. Se le truppe britanniche o americane vengono nella mia città, le combatterò. Non ho mai usato un'arma, ma questo è il mio paese, questa è la mia famiglia. Non si possono risolvere questi problemi bombardando. Obama usa perfino missili all'uranio, che provocano il cancro. Abbiamo visto le sofferenze degli iracheni che continuano a soffrire. Che razza di futuro hanno portato all'Iraq, all'Afghanistan, al Vietnam, alla Serbia? Non fanno che distruggere paesi, solo per i loro interessi. Non gli interessiamo noi, non gli interessa portare la pace.